Effettivamente, se voi andate sul sito del Vaticano, e se sapete il latino, perché naturalmente se non sapete il latino siete da quel punto di vista lì meno matti, da nessun altro punto di vista, ma da quello sì, no, però. E potete cercare sul sito del Vaticano, c'è una pagina che si chiama Horribilia Dictum, in latino appunto, in cui molti anni fa ci fu una reprimenda, non era proprio una scomunica o una dichiarazione di eresia, anche perché adesso non si fanno più, ma ci fu appunto questa reprimenda in cui ero coinvolto pure io, eravamo in tre. E la cosa che mi stupì di più all'epoca è il modo in cui ci misero insieme, perché c'era Carla Bruni che era stata accusata di cantare canzoni lascive, no? E che però su qualcuno faceva effetto, per esempio su Sarkozy, no? E anche su altri, mi immagino, per esempio in Vaticano qualcuno lo stava a sentire, no? E l'altro era Tinto Brass, voi ridete, ma che aveva avuto naturalmente voi sapete che è un regista di classe, no? E che però ha una fissazione su una particolare parte del corpo femminile, ma anche maschile, perché quella parte del corpo ce l'abbiamo in comune tra i due generi. E aveva scritto un libro anche al proposito, non soltanto fatto film. E questo libro in latino si chiamava Culum, no? Però in italiano la traduzione è facile, no? E il sito del Vaticano ce l'aveva con questo Liber, lo chiamava giustamente, no? Libro, no? Poi c'ero io, no? Che avevo scritto un libro sul cristianesimo, che però non veniva chiamato Liber, ma Libellum. Cioè, ha capito? Quello di Tinto Brass era un libro, benché fosse appunto l'argomento, il culum, no? E invece quando scrivevo io era questo. Beh, sono passati molti anni, naturalmente, come voi saprete, non dico che io ho fatto pace perché non avevo fatto guerra, quindi è difficile fare la pace se uno non fa la guerra. Però forse qualcuno di loro l'ha fatta.